fronte alla rovescia è partito, mancano davvero pochissime ore e poi le casse e le luci si accendono. È la decima edizione, che edizione sarà? La decima edizione del Mango Music Fest sarà un'edizione ricchissima, ricchissima di appuntamenti, di musica, di eventi, cultura, incontri con autori, laboratori, mostre sui partigiani, mostre dedicate a Corto Maltese. Un'edizione veramente ricca, abbiamo fatto un lavoro lungo tutto l'anno di ricerca, di contatto con gli artisti, di selezione delle band emergenti, le band locali, e quindi siamo pronti per questi 4 giorni, da mercoledì 9 a sabato 12 luglio, con tantissime cose a Tortaia e alla location di Mango Cult a San Francesco. Ecco, un percorso, appunto, l'abbiamo detto, che è partito 10 anni fa e è arrivato, è cresciuto, si è sviluppato. Raccontaci un po' quella che è stata l'avventura di questi 10 anni. Il festival è nato da un gruppo di amici, da un gruppo di persone che dal niente si sono messe lì, hanno chiesto una pedana, una ciabatta di corrente per suonare. E quindi è partito proprio come una richiesta di spazio, di visibilità e di poter suonare in pubblico da band locali che stavano a Tortaia, abitavano lì e magari andavano alla sala prove lì vicino e hanno provato a fare qualcosina d'estate per, come dire, farsi vedere ai loro amici, ai loro parenti. Dopodiché, piano piano, negli anni si è costituito un gruppo più stabile, che si è costituito un'associazione nel 2009 e ha sviluppato poi tutto il progetto del festival, stando dietro a quello che sono gli sponsor, i sostenitori, a quello che è poi la ricerca degli artisti, di tutti i progetti da inserire all'interno del festival, con vari ruoli, varie mansioni, fino ad arrivare ad oggi, alla decima edizione, in cui c'è proprio uno staff di una ventina di persone che fanno altre cose, magari di lavoro, ma questa settimana prendono le ferie, si dedicano totalmente al festival e permettono poi di farlo con questo cast. Ecco, quest'anno chi saranno gli ospiti in cartellone? Allora, si va ogni sera a livello musicale con una, diciamo, una selezione e un'idea precisa, differenziando un po' la proposta in base ai generi, in base un po' a quello che è diciamo attuale e contemporaneo a livello musicale in tutto il mondo, a livello internazionale, e poi con band, diciamo, del panorama indie rock italiano, che a nostro avviso sono quelle più significative, più importanti. Di sicuro ci tengo a segnalare I Cani, sabato 12 luglio, una band di punta della scena italiana e indie. Motel Connection, un'altra band storica, diciamo un progetto parallelo di Subsonica, sempre sabato 12 luglio. Invece il venerdì 11, una serata dedicata all'elettronica con due guest incredibili. Una è americana, è un batterista, si chiama Shigeto, e porta il suo live appunto con la batteria e tutta una serie di macchinette elettroniche veramente all'avanguardia, veramente originale. A seguire una band inglese, un trio, East Tropical, che è conosciuto da tutti gli amanti e appassionati della musica dance, perché sono veramente remixati da tantissimi DJ internazionali a livello globale e hanno veramente una serie di video che su YouTube e in altri canali sono a milioni e milioni di visualizzazioni. Oltre a questi, altri artisti del panorama italiano, sempre sull'elettronica, che sono veramente interessanti in questo momento, Marco Eo e God Bless Computers, quindi proprio una scaletta elettronica a 360 gradi. Il giovedì 10 luglio invece è la musica italiana a farla da padrona, diciamo nel mondo del blues e dei suoni anni 70, con Giuda, band romana, un quintetto che all'estero riempie dei palazzetti, famoso veramente in Francia e in Inghilterra, e hanno questo sound anni 70 tra funky e glam rock veramente entusiasmante. Loro sono romani ma sembrano usciti da qualche sobborgo londinese o francese, veramente bello. E dopo di loro Bud Spencer Blues Explosion, che non hanno bisogno di presentazioni, sono un duo che sul palco una potenza di suono, una potenza ritmica e musicale pazzesca, quindi sono veramente famosi per le loro esibizioni. Invece mercoledì 9 luglio, questa sera, a cui si parte, è ancora la musica italiana e la presentiamo come, diciamo, una selezione tra il punk e l'indie rock italiano. Quindi ci sono Gazebo Penguins, una delle band emergenti degli ultimi anni in Italia, è preceduto da Inzaire, invece una band internazionale, sempre italiana, ma che segue un filone psichedelico particolare, americano e inglese, anche loro molto interessanti a livello italiano.
Oltre a questo, chiaramente tutte le band locali di Arezzo, provincia e da tutta la Toscana che abbiamo selezionato, che in vari contest hanno espresso il loro talento, le loro capacità, e le abbiamo individuate, e aprono ogni giorno dalle 18 il Mango con la loro, appunto, il loro talento e la loro bravura. Ecco, ricordiamo un ultimo step che è stato proprio oggetto di conferenza stampa questa mattina, che insomma c'è un protocollo nuovo a cui vi dovete attenere anche voi, quindi maggiore sicurezza, maggiore controllo degli orari, dei rumori, come la vedete? Allora, il coordinamento, il protocollo firmato anche da noi è sicuramente una cosa molto interessante, che ha permesso a tutta una serie di attori e associazioni attive nel territorio di coordinarsi tra di loro, di condividere un calendario, di condividere esigenze, diciamo, tecniche, logistiche e culturali proprio in modo forte. Oltre a questo, il coordinamento ha permesso di individuare alcuni punti da approfondire e da poter, diciamo, permettere a queste associazioni, che poi svolgono festival, attività ed eventi, di avere magari un orario più flessibile in certi casi, con chiaramente le condizioni di sicurezza e di rispetto delle normative sui decibel e l'impatto acustico ben definite. Quindi di sicuro è un passo in avanti rispetto alla condivisione di un sistema, diciamo, locale di fare cultura, fare eventi, e sicuramente una cosa che tramite l'assessore Romizzi ha permesso anche di conoscersi a tutta una serie di persone, di sviluppare anche progetti. Per il momento, diciamo, quindi ha permesso di stipulare questo protocollo dal nostro punto di vista di Mango, è sicuramente un passo in avanti, perché avremo una maggior flessibilità sugli orari, soprattutto il venerdì e il sabato, chiaramente rimanendo entro i limiti di legge sui decibel e sulla sicurezza. Allora, buon festival. Grazie.